Siamo con Giuseppe Mineo, fondatore di Farmap, applicazione utilizzata dallo scorso autunno anche da circa 30 farmacie di Cagliari e Interland per la consegna a domicilio in bici dei farmaci. Allora Mineo, ci può raccontare in breve come e con quali scopi è nata Farmap, come è arrivata in Sardegna e come funziona il suo servizio di consegna qui a Cagliari? Sì, buongiorno a tutti. Farmap nasce con l'obiettivo di colmare due esigenze. La prima per le farmacie, di digitalizzare le farmacie indipendenti. Dall'altra invece per il paziente, ovvero quello di offrire un servizio a disposizione sia dell'utenza più giovane, quindi applicazione, sito web, e per l'utenza più anziana tramite un call center, che è il servizio di dispensazione del farmaco. Farmap porta innovazione soprattutto per ciò che riguarda la consegna dei farmaci che richiedono la prescrizione medica, in quanto grazie a Farmap l'utente può richiedere anche l'acquisto in farmacia, nelle farmacie del network Farmap, di un farmaco prescrivibile, e in questo caso un farmapper, cioè un nostro corriere, si recherà prima a ritirare la ricetta presso il paziente o il medico curante e poi successivamente a dispensare il farmaco. Farmap è un progetto che nasce a ottobre del 2016 e che vede però la collaborazione con Federfarma Cagliari come uno dei punti fondamentali dello sviluppo in Italia, dove oggi conta circa 25 città, in quanto Federfarma Cagliari è stata la prima città con la quale Farmap ha strutturato una convenzione matura che oggi infatti viene presa a riferimento per le attività e le progettualità con federazioni in altre province. Come sta procedendo in termini di riscontro presso la clientela la collaborazione tra Farmap e le farmacie cagliaritane? Sta procedendo in maniera direi eccezionale grazie ai risultati che vedono già più di 200 consegne effettuate nei primi mesi di avvio del servizio su Cagliari. Questi numeri sono davvero eccezionali se si pensa che su Cagliari il progetto è partito soltanto pochi mesi fa. Sicuramente un ruolo importante ancora una volta ha avuto il contributo del presidente Francesco Danero e di tutti i suoi consiglieri circa l'approccio che la federazione ha avuto con le farmacie e la gestione mutuata appunto con Farmap che è stata fatta sulle farmacie territoriali. Chi sono gli utenti di Farmap qui a Cagliari? Cioè quale tipologia di cliente si rivolge a voi? I target di Cagliari rappresentano e rispecchiano i target di Farmap in tutta Italia, cioè dividiamo due macro target, uno di circa 25-35 anni, specialmente di sesso femminile, che utilizza Farmap attraverso i canali digitali, quindi l'applicazione e il sito, un altro invece che ha un'età variabile tra i 60 e i 75 anni, che invece utilizza Farmap attraverso il call center gratuito disponibile dalle 8 di mattina alle 8 di sera, oppure utilizzando direttamente la propria farmacia di fiducia per l'inserimento dell'ordine. Un'ultima domanda, Farmap e il suo servizio di consegna a domicilio nel prossimo futuro arriveranno in altre parti dell'isola? Anche in questo caso il rapporto eccezionale che oggi c'è con il presidente Danero e la federazione sarà uno strumento fondamentale per l'espansione di Farmap in Sardegna. Siamo certi che grazie a loro riusciremo a costruire una rete di collaborazione e di rapporti anche con le altre associazioni provinciali, quindi di estendere entro l'anno il servizio in tutta la Sardegna. Ai microfoni di Vistanet abbiamo Francesco Danero, presidente di Federfarma Cagliari. Allora Danero, come si inquadra questa collaborazione con Farmap nell'ambito dei servizi che offrono le farmacie di Cagliari e della Sardegna? La consegna a domicilio è la più recente evoluzione dei servizi in farmacia. Innanzitutto mi piace sottolineare che Farmap e quindi la consegna a domicilio che proponiamo tramite le farmacie di Cagliari e Interland non è una farmacia online come ce ne sono tante, ma è un modo di avvicinare i pazienti, i cittadini alla propria farmacia di quartiere, e questo per noi è importantissimo perché mantiene il ruolo di presidio di salute territoriale delle farmacie. Ciò detto, appunto, la consegna a domicilio è uno dei servizi perché già da qualche anno in farmacia si possono fare davvero tante cose. Si può attivare la propria tessera sanitaria, si può richiedere la firma digitale, attivare il proprio fascicolo sanitario elettronico, fare la revoca e la scelta del medico. E questo è attivo in tutte le farmacie, o quasi tutte le farmacie della Sardegna, anche quelle nei piccoli centri rurali. Devo dire che le farmacie sono
molto attive nel proporre questi servizi nonostante spesso condizioni di lavoro ormai disagiate. Soprattutto le farmacie più piccole fanno fatica a portare avanti tutte queste attività, e questo vuole essere anche un appello in qualche modo alla politica perché si sostengano, si trovino le forme per supportare queste farmacie che magari hanno indennità di residenza ferma al 1968. Tornando a Farmap, mi piace concludere ricordando che il servizio di consegna a domicilio prevede anche la possibilità del ritiro della ricetta, quindi il farmapero o il fattorino potrà non solo recarsi su delega del interessato presso la propria farmacia di fiducia, ma anche, se richiesto, recarsi dal medico curante dove si trova la ricetta e completare così tutto il percorso relativo alla prescrizione, al ritiro di questo farmaco. E crediamo che questo sia un valore aggiunto importante per le farmacie dell'Isera, quindi un modo per avvicinare le farmacie ai cittadini.